Studio d'una notte di mezza estate. Io ti spieghi così pubblicamente i miei pensieri. Ma a vostra grazia io chiedo,
esamina bene il tuo sangue. E se non vuoi obbedire alla volontà di tuo padre, vedi se riesci a sopportare l'abito delle monache. Così voglio crescere, così vivere, così morire, mio signore. Piuttosto che cedere il possesso della mia verginità al possesso di un uomo cui già ho desiderato, la mia anima non consente di dare sovranità. Prenditi più tempo per pensare e alla prossima luna nuova, nel giorno in cui tra il mio amore e me sarà suggellato un patto di fedeltà, in quel giorno preparati o a morire o a sposare Demetrio come tu mi vuole. Cedo, certo. E tu, Lisandro, di fronte al mio certo diritto, rinuncia alla tua folle pretesa. Tu, Demetrio, hai l'amore di suo padre. Lascia che vada quello di Nernia. Oh, insolente Lisandro! È vero, a lui il mio amore. E ciò che è mio, il mio amore mi darà. Essendo la mia, cedo Demetrio, il mio diritto si direi. I miei natali, mio signore, non sono inferiori. Ne lo sono i miei mezzi. Il mio amore è più grande del suo. Le mie fortune sono del tutto pari a quelle di Demetrio, se non superiori. Ma ciò che conta più di tutte queste vampire è che io sono amato dalla bella Elena. Perché quindi non dovrei perseguire il mio diritto? Demetrio, glielo dico in faccia, corteggiava la figlia di Neda, Elena, e ha conquistato il suo cuore. Ora la dolce fanciulla si strugge in adorazione, si strugge in idolatria. Per quell'uomo, malfidato e incostante. Devo confessare di averlo già sentito e pensavo di parlare con le mie. Ha preso dai miei affari e mi è sfuggito di mente. Ma vieni tu, Egeo, e vieni tu, Demetrio, e tutte e due ho istruzioni riservate. Doverosamente, Egeo. Ebbene, amore mio, perché questi guanci impallidiscono? Perché queste rose scolorano più tratto? Forse per mancanza di pioggia, anche se la passione dei miei occhi tremenda fiale. Ahimè. Da quello che ho potuto leggere o dire, da racconti o da storie vissute, il corso del vero amore non è mai andato troppo liscio. O c'è la differenza di sangue. Ahimè, chi sta troppo in alto non vuole che si rimanga. O c'è la differenza riguardo agli anni. Ahimè, troppo vecchio per essere giovane. Oppure dipendeva dalla scelta degli amici. Che diamine, scegliere l'amore con gli occhi di altri. Se veri innamorati sono sempre stati avversari, è un evento del destino. Cerchiamo allora di fare la pazienza, perché è una croce abituale, dovuta ai sogni, ai sospiri, ai desideri, seguaci della povera passione. Buona idea! Perciò ascoltami, Ernia. Io ho una zia vedova, un'ereditiera con una grande fortuna. Non ha figli. La sua casa è distratta di 7 lire e mi considera il suo unico figlio. Là, Ernia gentile, potrò sposarti. È sempre tu, mia anima, domani notte fuggi dalla casa di tuo padre e nel bosco, ma lega dalla città. Io ti aspetterò. Mio buon Lisandro, per tutti i voti che gli uomini hanno infranto, ma sei più numeroso di quelli infranti dalle donne, io certamente mai ti incontrerò con te. Sì! Oh!
tua follia, Elena. Non è colpa mia. Ma vediamo presto.
Francis Bruto da giusto magici.
Dove te ne vai? Grazie.
Dove sono Alessandro e la bella Erminia? Uno lo ucciderò, ma l'altro uccide me. Mi hai detto tu che ero venuto in questo bosco. Ebbene, eccomi qui, pazzo di rabbia in questo bosco! Perché non sei incontrato la bella Erminia? Oh, via, vatti! E smetti di seguirmi. Tu mi attiri, cavito da cuore. Attiri il ferro, perché il mio cuore è sincero. Faccio la corte, ti dico belle parole, ma piuttosto non ti dico in modo più chiaro e semplice che non ti amo. Cucire i mantelli per i nostri piccoli elfi. Altre ancora
sembrano l'urlante gufo che ogni notte spaventa e si stupisce dei nostri spiritelli.